Ciao ragazze, nuovo video con una nuova macchinetta fotografica. Spero che la differenza si veda. Io sono ancora alle prime armi, ancora devo capire bene come funziona. Quindi sto cercando di leggere le istruzioni, però credo che il modo migliore sia far pratica e migliorare video dopo video. Quindi se avete, insomma, se non si vedrà troppo bene, perdonatemi, ma vi ripeto, sono ancora agli inizi. Cercherò di studiare il più possibile comunque. Finalmente un nuovo video, scusate l'assenza, se mi seguite su Facebook sapete già il motivo, ovvero la settimana scorsa c'è stata la mia laurea. Infatti ciò con cui sto riprendendo adesso è una nuova macchinetta fotografica che mi è stata regalata da tanti amici insieme, che se guardano questo video ringrazio veramente tantissimo, perché è veramente 100 volte meglio di quella che utilizzavo prima, quindi grazie di cuore ancora. Il look che vi propongo oggi è proprio quello che avevo in quell'occasione, ovvero il giorno della mia laurea. Questo è un video che io avevo pensato già di fare qualche settimana fa, e poi una ragazza me l'aveva proprio richiesto, quindi eccomi qui e che vi mostro come ho fatto. È veramente veramente semplice, non è troppo vistoso, ma è allo stesso tempo secondo me anche abbastanza elegante, tranquillo e sobrio, da utilizzare tutti i giorni in varie occasioni. Penso che riuscirete a rifarlo tutte perché è veramente molto semplice. L'unica difficoltà, se così si può chiamare, è l'applicazione dell'eyeliner, ma con un po' di pratica anche quella si supera. Quindi vi lascio al video se vi interessa vedere come ho realizzato questo trucco, altrimenti ci vediamo al prossimo. Ciao! Allora ragazze, io spero rimanga a fuoco tutto il tempo. Questa è la prima prova che faccio con questa videocamera nuova, quindi non so ancora bene come si usa. Comunque, iniziamo, incrociamo le dita. Come prima cosa applichiamo una base su tutto l'occhio, e io oggi utilizzo il Primer Potion. Come primo colore vado ad utilizzare un colore chiaro però abbastanza illuminante sulla palpebra mobile, e io utilizzo il Virgin della Naked, che è il primo colore. Lo applico su tutta la palpebra mobile con le dita. Dopodiché utilizzo un colore opaco marroncino nell'angolo interno della piega dell'occhio, e utilizzo Copperplate. Un pennello da sfumatura, vado nella piega dell'occhio con movimenti circolari, rotatori e di trascinamento, come sempre. E vado quindi a fare una sorta di contorno su tutto il bordo della palpebra mobile. A questo punto riprendo il colore illuminante della Naked, quindi il primo Virgin, e lo vado a mettere sempre con le dita sull'arcata sopraccigliare. Riprendo il pennello da sfumatura, riprendo Copperplate e vado a sfumare in modo da amalgamare bene il marroncino con il colore chiaro. Ok, dopodiché prendo un eyeliner nero in gel e vado a fare la codina. Io utilizzo questo qui della Fraulein. Con un pennellino angolato, e io utilizzo questo blu dell'Essence.
Ne prendo un po', lo scarico sul dorso della mano in modo da avere poco prodotto alla volta e inizio a fare dall'angolo interno una riga sottile. Piano piano. Procedo andando diciamo a timbro sulla palpebra mobile. Dopodiché ne prendo ancora un po'. E vado a utilizzare la tecnica, quella che vi ho mostrato in questo video, vi metto il link, ovvero vado a vedere dove finisce la mia palpebra inferiore, posiziono il pennello come se lo stessi appoggiando alla fine della palpebra inferiore e in realtà però non traccio nessuna riga di eyeliner sotto e con un semplice timbrino vado a posizionare il pennello su quello che in teoria sarebbe il continuo della mia palpebra mobile inferiore, cioè in questo modo. La mia palpebra inferiore finisce qui, io tiro su il pennello e timbro. La riga di eyeliner è tracciata. Dopodiché prendo un pennello piccolo, qualsiasi, io ne uso uno di questo tipo, vado a riprendere un altro po' di eyeliner e vado a colorare, nel vero senso della parola, tutti gli spazi bianchi lasciati in mezzo alle ciglia una volta che tracciamo l'eyeliner. Vado a colorare la rima interna in questo modo. In modo proprio da intensificare l'attaccatura delle ciglia e non lasciare spazi vuoti, bianchi. Dopodiché utilizzo una matita color carne o comunque chiara ma non bianca nella rima interna dell'occhio. Io utilizzo questa qui della Neve Makeup che è avorio. La vado a mettere nella rima interna. Questo passaggio è facoltativo, io l'ho deciso di farlo perché volevo dare un'aria riposata all'occhio. Dopodiché utilizziamo ovviamente il mascara. Io quel giorno ho utilizzato un mascara waterproof perché avevo paura di commuovermi pesantemente. In realtà poi la commozione c'è stata, ma sono riuscita a contenerla, quindi non ci sono state lacrime. Comunque, nel dubbio io ho preferito usarlo waterproof e ho usato un mascara di mia sorella, perché io non ho mascara waterproof perché non li posso sopportare, e ho utilizzato quella volta questo qui della L'Oreal. Questo qui comunque si chiama Lash Architect 4D. Vabbè, un mascara waterproof. Adesso io ne utilizzo uno normale della Estée Lauder. Applico solo sopra e come trucco occhi è finito. Dopodiché vado a fare del contouring soltanto con della terra e dell'illuminante. Non applico blush perché avevo paura già di arrossire di mio e quindi volevo evitare proprio l'effetto pagliaccio. Utilizzo queste qui, queste perle dell'Avon. Finalmente forse riuscite a vedere. E utilizzo un pennellino angolato per fare il contouring. Anche un po' sulla fronte. Naso. Poi, come illuminante invece utilizzo l'illuminante della Sephora, fatto
fantastico che io ormai ho da quasi 2 anni, però è un illuminante che mi durerà una vita. E guardate quanto è carino, ha questi fiorellini qui sopra. Ed è veramente ottimo, a me piace tantissimo perché è delicato, non è assolutamente esagerato. Vedete? Ha un effetto molto molto carino. E lo vado ad applicare con un ventaglio, sì, con un pennello a ventaglio. Sugli zigomi alti, perché comunque volevo un tocco luminoso. Alla fine quel giorno non ho applicato, in quell'occasione non ho applicato alcun gioiello, né anello, né orologio, né collane, orecchini no, perché non ne porto, quindi l'unico punto di luce, diciamo, sarebbe stato il viso, e quindi ho cercato di illuminare sia gli occhi, come vi dicevo prima, con la matita chiara, sia gli zigomi con questo illuminante. Ne ho applicato anche un po' qui, sull'arco di Cupido, leggermente sul naso, proprio pochissimo. Sulle labbra ho applicato solo del burro di cacao, proprio perché volevo evitare di avere qualsiasi cosa sulle labbra, perché comunque dovevo parlare tantissimo e velocemente, quindi qualsiasi cosa non potevo stare a pensare, oddio, adesso sbava, adesso vado lì, si leva, si appiccicano le labbra, insomma, ho preferito proprio non applicare niente. Quindi il look, il make-up della mia laurea è questo qui, niente di diverso, molto molto semplice, però non avevo voglia di stare lì a truccarmi troppo perché non ero già agitata, insomma, non volevo pensare a niente. Poi volevo sbrigarmi a uscire, andare lì, quindi non. Questo è stato quello che ho realizzato. Molto molto semplice, adatto a qualsiasi occasione probabilmente, perché è veramente molto delicato. L'unica cosa, magari se per voi questa eyeliner è troppo alta, è troppo spessa la riga, potete farla un po' più sottile. E veramente diventa un look da giorno e da tutti i giorni. Quindi basta, io vi mando un saluto, spero che questo video vi possa essere stato utile in qualche modo, spero che questa videocamera mi aiuti a mostrarvi meglio i colori e i passaggi che faccio nei tutorial, e fatemi sapere nei commenti se si vede meglio, se comunque la luce è troppa, insomma, scrivete. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!